Buongiorno amici di Mercatotale, oggi siamo collegati con la DKC e con me c'è Luca Minetto, direttore marketing di DKC. Buongiorno Luca. Buongiorno, buongiorno Giancarlo, buongiorno a tutti. Bene, allora dobbiamo parlare di quello che farà DKC e le aziende DKC collegate nella parte finale, quadrimestre finale del 2022. Quindi novità di prodotto, fiere e tutto quello che vorrei dirmi sulle novità che vi riguarderanno. A questo punto io faccio partire il nostro inesorabile cronometro, hai circa 5 minuti, vai Luca. Eccomi, allora guarda, iniziamo proprio a parlare di fiere, perché appunto con un entusiasmo incredibile quest'anno abbiamo ripreso dopo 2 anni di stop forzato, abbiamo ripreso con importanti appuntamenti sia internazionali, Middle East Electricity a Dubai, Drysdale Control a Birmingham e con appuntamenti nazionali la nostra cara SPS. E quindi nei prossimi mesi riprenderemo e ci vedranno appunto ancora impegnati in importanti appuntamenti. Uno su tutti, Light and Building, una fiera internazionale, Light and Building di Francoforte, è una fiera tra le più importanti nel cuore dell'Europa, ma con visitatori da tutte le parti del mondo, che è fondamentale per i nostri piani di sviluppo con l'export, sia sul suolo europeo che anche in Africa, specialmente Nord Africa, Medio Oriente e Sud America. Poi proseguiremo sul territorio nazionale con SMAU per la nostra offerta di prodotti dell'Information Technology. E oltre a queste fiere parteciperemo anche ad alcuni eventi organizzati dai nostri partner distributori, dove porteremo i nostri prodotti di successo e faremo formazione e informazione soprattutto. In questo senso abbiamo anche ripreso le famose attività al banco che hanno avuto uno stop forzato negli scorsi anni purtroppo, attività al banco presso i nostri distributori per formare la loro forza vendita e la stessa clientela, e questo tipo di attività insieme a molte altre iniziative promozionali sono già state pianificate proprio per i prossimi 4 mesi, poiché dallo scorso gennaio abbiamo integrato nella nostra struttura organizzativa una funzione specifica all'interno del marketing proprio per il trade marketing, che ci sta dando molte soddisfazioni. I nostri obiettivi quindi sostanzialmente non cambiano rispetto alla mission che ci siamo dati, che è quella di lavorare sempre di più con la distribuzione di materiale elettrico e diventare uno dei primi 10 player del mercato elettrotecnico italiano. Quello a cui puntiamo è una strategia di cross-selling che spinga sempre più i nostri clienti distributore a creare sinergia con tutti i brand del gruppo di DKC, dato che ormai la nostra offerta di prodotti è molto ampia e si amplia sempre di più con le acquisizioni che di anno in anno mettiamo in atto. E questa attività, diciamo appunto, è già stata avviata grazie, per esempio, alle integrazioni offerte dalla nostra ultima acquisizione, SAT Italia, che ci ha consentito sostanzialmente di raddoppiare la nostra presenza sul mercato, rafforzando nel contempo le relazioni con i nostri partner distributori. Nella seconda parte dell'anno, insomma negli ultimi 4 mesi, metteremo anche a disposizione, parlando di strumenti e servizi, altre novità. A settembre-ottobre lanceremo il nuovo configuratore RAM Clima, che si accompagna al configuratore RAM BAT e al precedente della linea Conchiglia Grafi. Questo configuratore RAM Clima lo lanceremo con attività anche di informazione e di formazione soprattutto verso gli utilizzatori. Grazie a questi configuratori il cliente cosa potrà? Potrà definire e selezionare il prodotto più adeguato per il proprio progetto. Con questi 2 nuovi configuratori sostanzialmente si completa la piattaforma, che poi null'altro è che una web app che DKC ha lanciato a febbraio proprio col configuratore della linea Grafi di Conchiglia. Sempre in autunno abbiamo in programma anche alcuni webinar di formazione sulla piattaforma Cadenas. Cadenas cos'è? È un portale. È un portale che costituisce un archivio di disegni e documentazione tecnica. E sostanzialmente mette a disposizione per le nostre linee, adesso abbiamo iniziato con Cosmec e con Ramblock, mette a disposizione sia i 2D che i 3D disegni in tutti i formati CAD esistenti, quindi è molto comodo, daremo delle informazioni su come accedere, come scaricare, come usufruire di questo servizio. Parliamo anche di prodotti, anche se insomma un cenno, prodotti stiamo pensando ad ampliamenti importanti per la linea di carpenterie per automazione Ramblock, però non è che posso darti troppi dettagli, vedremo poi nei prossimi mesi, ti darò qualche aggiornamento. Un po' di mistero, non mi dici tutto. No, però la linea è quella, diciamo che stiamo lavorando molto sulla linea di carpenterie. Ok.
E stiamo anche lavorando a importanti sviluppi nel segno della transizione energetica, di cui però qua non posso proprio anticipare nulla. Quello che posso dire è che però non si tratta solo di prodotti, ma ci stiamo muovendo anche per la parte di servizio al cliente. Quindi per ciò che riguarda sostanzialmente la remotazione dei dati e dei parametri di controllo. Ormai tutti o quasi a casa abbiamo un termostato, un condizionatore o un elettrodomestico smart che possiamo monitorare e comandare a distanza tramite magari una banale app sul telefono. Quindi si tratta più di presente che di futuro e di KPC vuole essere parte di questo cambiamento epocale. Quindi continuiamo a piegare e verniciare lamiera, che è poi il nostro core business di cui andiamo molto fieri, sì. Ma parallelamente guardiamo anche al futuro. Futuro e presente di cui trattiamo ampiamente, per esempio, nel nostro blog Innovation Hub, il nostro nuovo portale, il nuovo spazio web, che consiglio a te Giancarlo e a tutti i nostri lettori di consultare se non l'avete ancora fatto, essendo anche un'ottima lettura da fare sotto l'ombrellone. Perché è un'ottima lettura? Perché raccontiamo l'innovazione secondo DKC, sì, e trattiamo argomenti anche tecnici, ma con un taglio semplice e chiaro, adatto anche ai meno esperti, con approfondimenti vari e utilizzando anche video interviste. Io direi che... Sei per i meno esperti, sei per i meno esperti, fa per me allora. Ah, perfetto, perfetto, perfetto. Va bene. No, mi invito veramente a darci un'occhiata. Va bene. Caro Luca, grazie per questo tuo intervento e non mi resta che augurarti buone vacanze, se le farai, altrimenti certamente, a settembre. Grazie. Buone vacanze anche a te e a tutti.